Ciao ragazzi, io sono Callari e oggi vi darò 20 consigli molto semplici e veloci che vi aiuteranno sicuramente nelle vostre partite. Ragazzi, il primo consiglio di oggi è quello di aprire le ceste non così normalmente, ma di spaccare il pavimento sotto di loro, così non solo risparmiate tempo per scendere al piano di sotto per lootare, ma otterrete anche 15 di materiali bonus e aprirete la cassa molto molto più velocemente. Stessa cosa vale anche quando non c'è un pavimento ma c'è un oggetto. Boom, una piccolata, avete aperto la cassa, 7 di materiali bonus e andate subito a lootare un'altra parte della cassa. Adesso vi consiglio di usare la tecnica del pompa e del lanciarazzi, che forse alcuni di voi conosceranno già perché ho già mostrato in uno dei miei video. Ma se siete nuovi ci sono due modi per farla. La prima è quella che vi terrà più al sicuro, ovvero sparare con il lanciarazzi, sperare che si rompa la box e poi sparare con il pompa. Se invece il vostro avversario ha poca vita e siete sicuri che appena entrate nella box riuscite a one pamparlo, vi consiglio di costruire due muri sulla box dell'avversario, prendere il lanciarazzi, saltare e una volta arrivati a questo punto sparare con il lanciarazzi, vedete qui? E poi sparare al vostro avversario dentro la box e lo one pumperete. Ovviamente ragazzi, per usare questa tecnica dovete semplicemente imparare il tempismo giusto, perché se non sparate il razzo quando siete alla massima altezza e in questo punto vi esploderà in faccia. Proviamo a sparare male. Ovviamente ci siamo fatti danno, siamo entrati stesso nella box dell'avversario, però siamo entrati con 130 di vita in meno. Adesso ragazzi abbiamo un'altra tecnica simile alla prima ma molto più potente, che però vi dovrà sacrificare un po' del vostro loadout, visto che servirà il lanciarazzi e l'arpione, che non tutti quanti portiamo ovviamente in arena. Però vedete qui, se voi sparerete il lanciarazzi e poi userete l'arpione sul muro, riuscirete a fare dei danni all'avversario dentro la box. Questo qui funziona un po' come funzionava la tecnica del cecchino pesante e del lanciarazzi. Voi sparavate il razzo, usavate il cecchino pesante, bruciate il muro dell'avversario e boom, 130 all'avversario. Ovviamente dovete anche ricordare che l'arpione fa solamente 150 alle strutture, quindi non riuscirà a one shottare nessun muro tranne quello di legno. Però se voi mettete un muro a 150 di vita, vedete qua, allontaniamoci un po'. Boom, tecnica riuscita alla perfezione. Ragazzi, sono sicuro che questo consiglio ad alcuni di voi sembrerà molto ovvio, ma sono anche sicuro che tanti di voi non lo useranno. Il consiglio in questione è quello di usare materiali duri quando venite pushati. Facciamo finta che io sto pushando questa box di legno. Vedete qua, due picconate e boom, il muro è andato. Oppure con T90 riesco a spaccare esatto più velocemente la box. Se invece voi usate il metallo, come potete vedere, ci metterò molto più tempo a spaccare e inoltre non riuscirò a vedere l'avversario all'interno. Quindi voi potete semplicemente editare, boom, spararmi e settare il muro e vincere facilmente il fight. Questo consiglio sarà utile soprattutto ai giocatori più OG, visto che prima, nelle vecchie season, il legno era molto meglio per fightare perché bloccava i colpi di pompa a differenza degli altri materiali. Adesso questo non funziona più e quindi nei box fight e nei build fight i materiali migliori sono sempre quelli più duri. Adesso ragazzi vi consiglio di allenarvi a fare il Martoz Classic. Questo edit riuscirà a confondere i vostri avversari il 99% delle volte. Come si fa però il Martoz Classic? Ottima domanda, vi spiego subito come fare questa tecnica. Basterà fare un edit in alto a destra. Una volta fatto l'edit non dovrete sparare, ma dovrete settare il muro e fare l'edit da sotto e sparare al vostro avversario, che vedendo l'edit da sopra proverà a spararvi saltando. Invece poi si vedrà aprire un cono in basso alla sua destra e verrà sparato senza poter ovviamente passare da qui a qui molto velocemente. Adesso vi faccio vedere come si fa velocemente. Editate, aspettate, editate, boom, sparate, avversario morto a casa, back in the lobby. Ora vi consiglio un'altra tecnica, che è un Monkey Classic però modificato con il tetto al posto della scala. Questa tecnica verrà usata ovviamente quando il vostro avversario ha poca vita oppure quando avete poco tempo per fightare, non so, la tempesta sta per arrivare e dovete finire il fight il più presto possibile. Bisognerà fare semplicemente un Monkey Classic e invece di mettere la scala ed evitarla, dovete mettere un tetto e sparare all'avversario oppure avvicinarvi e sparare all'avversario e ucciderlo subito. Ripeto, se il vostro avversario ha poca vita, voi basterà che entrate, sparate, morto. Se invece avrà tanta vita, il fight sarà più lungo e più rischioso e quindi vi consiglio di usare la scala, che bloccherà il colpo dell'avversario. Voi gli direte, sparate, resettate, scala e muro e siete di nuovo safe per provare a piccare un altro shot. Non so, ad esempio, questa volta salite, già finita che ho preso il muro e tetto, sparate al vostro avversario e lo uccidete. Ovviamente ci metterete più tempo rispetto a quando avrete messo il tetto, però sarà, come già detto, più sicuro.
Ragazzi, un altro consiglio è quello di riscaldarvi sempre prima di avviare una partita in arena. Perché se avviate una partita in arena o in un torneo o anche in pubblica, anche se in pubblica alla fine non serve tanto riscaldarsi perché di vincere non ce ne frega più di tanto. Però ripeto, se vedete una partita senza essere riscaldati, sono sicuro al 100% che giocherete molto peggio e vi ci vorranno due o tre partite per poter giocare al massimo delle vostre potenzialità. Invece facendo 20 minuti di riscaldamento riuscite a fare la prima partita del giorno alla perfezione. Se vi interessa un riscaldamento per questa season, vi consiglio di vedere il video che vi lascio in descrizione o qui in alto a destra, dove vi spiego come io mi riscaldo ogni giorno prima di fare le partite in arena. Sempre parlando di riscaldamento e di allenamento, vi consiglio di provare questi edit qui che vi aiuteranno nelle situazioni nella quale siete vicino alla box di un avversario, la tempesta sta arrivando, dovete editare in maniera molto strana, intendo prima a saltare adesso, che saranno davvero davvero difficili, ovviamente credo sarà difficile che facciate una situazione del genere in partita, però vi vorranno allenare a editare nelle posizioni migliori. Vi consiglio anche di allenarvi con questo tipo di edit. Quando siete in una box e dovete riuscire a editare da questo lato perfettamente anche senza guardare lo schermo, dovete riuscire a farlo usando solo la vostra memoria muscolare, perché fare questo edit vi aiuterà moltissimo, visto che se venite pushati da un avversario davanti, ad esempio, potete editare subito di qui, boom, salire, sparare l'avversario e vincere il fight. Un'altra cosa utilissima da fare, ragazzi, è avviare una partita personalizzata come ho fatto io in questo momento. È andare nel vostro spot di arena e vedere se trovano tutte le casse e vedere come volete. Io ad esempio scenderò o in quel punto o in questo punto. Poi se scendo in questo punto inizio con il salire in alto e lootarmi il tetto. Scendo qui, faccio tutto il loot e poi piano piano scendo potendo sparare alle persone che sono scese lì o alle persone che sono scese qui sotto. Se invece scendo su questa cassa qui, dipende da quanta gente c'è, apro la cassa e poi, come detto, dipende da quanta gente c'è, o faccio un paio di picconate e mi prendo una trentina di ferro e poi inizio con lo scendere giù. Se invece non c'è nessuno, mi spacco tutta la prua, mi fullo di ferro e continuo a lootare da sotto. Ovviamente poi, ragazzi, voi sceglierete il vostro modo di lootare il vostro spot, vedendo anche da che spot è e da come preferite giocare. Una volta fatto ciò potete anche decidere il come andare in safe. Ad esempio dallo yacht prendo una barca, passo da Craggy Cliffs e vado a lootare qualcos'altro, visto che la safe si vede quasi sempre in questa zona qui. Quindi prendo la barca, un po' di loot qua, barca ancora e vado verso Catty Corner. Se invece si chiude di lì posso lootarmi quel villaggetto lì. Se invece si chiude da quel lato prendo la barca e me ne vado, ovviamente passando l'altra volta da Craggy Cliffs e poi vado verso Steamy Stacks. Ragazzi, come sapete ci sono anche le persone che campano nei cespugli ed è fastidissimo quando passate da uno di questi cespugli e venite semplicemente one-pumpati da uno degli esseri che si nascondono qui e aspettano tutta la partita pur di fare una kill. Quindi vi consiglio di o non passare molto vicino ai cespugli, quindi fare un giro più largo, oppure di costruire un paio di scale e di guardare dall'alto e vedere se c'è l'avversario. L'avversario ovviamente si accorgerà di voi e inizierà a crankare oppure a boxarsi, però comunque vi sarete risparmiati un 200 in faccia da parte di una persona che campera. E quindi inizierete il fight e ovviamente la persona che campera di solito non è molto forte, quindi lo distruggerete molto facilmente. Se invece costruite le due scale e non c'è nessuno, vi picconate il cespuglio, vi prendete i materiali, ovviamente lo saranno 150 perché non siete parco giochi, e andate avanti con la vostra partita. Mi raccomando, ragazzi, quando vedete un build fight come questo in partita cercate di buttarlo giù se ne avete la possibilità. Lo so che alcuni di voi, soprattutto vedendo un build fight costruito in mattoni e in ferro come questo, penseranno nah, troppi proiettili, troppo tempo, meglio non buttarlo giù. Invece cercate sempre, sempre di provare a fare queste due kill molto semplici, che in questa season saranno un po' più difficili da fare, visto che ci sarà molta acqua e quindi le persone potranno cadere in acqua. Però pian piano che l'acqua si abbasserà, sarà sempre più facile fare kill da mani caduta. Perché vedete qui, trova questa scala qua, boom, vai dentro e scala qui. Qua ci abbiamo messo 15 secondi, due kill facilissimo. Ragazzi, prima di andare in safe vi consiglio sempre di aprire la mappa e vedere la safe dove si è chiusa e poi chiedervi quale sarà la zona con meno avversari. Per dare una risposta a questa domanda basterà vedere la parte con più città. Ad esempio, sono sicura che se fosse una partita vera, la parte con più avversari
sarebbe stata questa qui, perché arrivano tutte le persone da Brughiere, da Lago Languido, da Gatto Grill, da Corso Commercio, e tutte le persone dell'autorità inizieranno a sparare a questi qui che stanno arrivando, e quindi tutti i fight si concentreranno qui oppure nella zona di Brughiere Brumose qui. E per questo, per noi che veniamo dallo yacht, sarà una safe perfetta, visto che ci sono solamente le persone del pacco, di Fattorie Frenetiche e noi, che saranno relativamente molto di meno rispetto alle persone che vengono da questa zona della mappa. Quindi facciamo finta che noi siamo scesi a Lago Languido. Io, personalmente, invece di andare direttamente in safe qui all'autorità, sarei partito un po' prima, mi sarei fatto un giro un po' più lungo e sarei andato a finire in questo punto qui, dove ci sarà sicuramente molta meno gente. Per questo, ragazzi, prima di andare in safe, guardate la mappa, pensate qual è il posto con meno gente e ci andate, e sono sicuro che riuscirete a vincere molte, molte più partite. Un altro consiglio riguardante la tempesta e quando iniziare ad andare in safe è il timing. Ovviamente questa tempesta, come potete vedere, è molto molto lontana, quindi io vi consiglierei di avviarvi a 2 minuti, perché avrete poco tempo per lootare, sì, però sicuramente riuscirete ad arrivare in safe senza problemi. Alla fine, ragazzi, quando le safe sono così lontane, vi consiglio 2 o 3 minuti, partite subito. Invece quando la safe è un po' più vicina, diciamo qui, 1 minuto va benissimo. Se invece la safe per esempio si fosse chiusa qua, vi avrei detto 3 minuti, lootate il necessario e poi partite, altrimenti la safe mangerà, soprattutto in questo momento che i monelli sono ancora disattivati. Non so se quando uscirà il video saranno riattivati, ma se sono ancora disattivati vi consiglio di avviarvi il prima possibile, perché non ce l'ha nessuna mobility tranne l'acqua, e il 90% delle volte che rimarrete in tempesta morirete. Quindi meglio arrivare con un po' meno di loot in safe e poi lootare quello che trovate qui, che sarà comunque un bel posto dove lootare Freezy Farms e l'autorità, c'è tanta roba, anche tanti avversari, vero? Non si potrà nemmeno giocare la parte safe della tempesta perché sarà qui, non riuscirete mai ad arrivare qui, forse qui sarà un po' più calmo. Però detto questo, meglio arrivare in tempesta con meno armi che non arrivarci e basta. Ok, questo consiglio non riguarda il gioco in sé per sé, ma riguarda il modo in cui giocare. Infatti fare delle pause è un modo ottimo per migliorare la vostra esperienza di gioco. E non parlo di pause lunghe, parlo di pause brevi ogni 1-2 ore di gioco. Quindi dopo aver fatto un po' di partite, alzatevi, andate a bere dell'acqua, non so, mangiate qualcosa, guardate un video di Callari, insomma una qualsiasi cosa va bene. Sono sicuro che se aggiungete queste pause brevi al vostro modo di giocare, migliorerete di certo. Ragazzi, ogni volta che morite in arena, mi raccomando, andate alla modalità replay e vedete il perché siete morti e quale errore avete fatto. Ovviamente non andate alla modalità replay se siete morti dalla tempesta, perché l'unico errore che avete fatto è stato partire tardi oppure trovare sfortunatamente qualcuno che vi ha bloccato nella tempesta, qualche idiota fra l'altro. Avete fightato, siete morti nella tempesta e fa niente. Però se morite dopo un fight, andate sempre a vedere quale errore avete fatto. Ad esempio, io qui ho fatto un errore molto stupido, ovvero costruire il pavimento in legno. Questo ha permesso all'avversario di sparare molto facilmente attraverso la mia struttura. Io non mi sono nemmeno accorto che mi era passato da dietro, perché non mi ero accorto dei rumori del P90 distratto dagli altri rumori di gioco. Ed è riuscito a pamparmi molto facilmente con il caricato. E una volta arrivati qui, non ho potuto fare niente se non morire. Come potete vedere da questa clip, io non ho sparato subito il mio avversario, ma ho aspettato che usasse il lanciagranate così da poterlo colpire mentre lui non poteva ripararsi. Per questo, ragazzi, io vi consiglio di non sparare subito i vostri avversari, ma di aspettare sempre il momento migliore. Ora, ragazzi, vi consiglio di provare un'impostazione. Si troverà qui, cliccate la rotella, scendete un po' giù, conferma, modifica a rilascio. Vi consiglio di attivarla e di provarla. Io ovviamente già l'ho provata, ma mi trovo più comodo con il vecchio metodo per editare, forse perché gioco dall'inizio di Fortnite e sempre editato nello stesso modo. Per le persone più nuove però può risultare davvero davvero migliore, perché ovviamente vi renderà più veloci, visto che non dovete premere il tasto per edit un'altra volta. Vedete qui, edito, lascio il tasto e perfettamente continuo ad editare. Va molto più veloce, mi trovo bene lo stesso, però come dire, mi trovo meglio con l'edit classico. Un'altra impostazione che vi consiglio è l'apertura delle porte automatica. Si trova nello stesso posto della scorsa impostazione, attivatela, e ogni volta che editerete per sbaglio una porta si aprirà automaticamente, e quindi potete editare normalmente una porta e andrete avanti. Ovviamente vi consiglio sempre gli edit classici, che come potete vedere sono più veloci. Però sono riuscito ancora a editare perfettamente e fate ancora delle porte per sbaglio. Boom, problema risolto. Ovviamente non funzionerà solamente con le porte che editate, ma anche con quelle già editate e delle costruzioni normali del gioco. Voi ci passate vicino, boom, siamo normalmente. L'ultima impostazione che vi consiglio è quella per mettere i consumabili direttamente a destra del vostro inventario. La trovate sempre allo stesso posto
eccola qui, l'ultima del combattimento. Come potete vedere, andiamo a prendere queste armi, queste cure. Abbiamo le cure tutte a destra e le armi tutte a sinistra. Questo vi salverà un sacco di tempo nella riduzione del vostro inventario. Quindi, se non conoscete ancora questa impostazione, vi consiglio davvero tanto di provarla. Ora ragazzi, vi consiglio, prima di iniziare un torneo, di andare sempre nei dettagli di questo, vedere come vengono assegnati i punti e decidere come giocare, se giocare aggressivi o giocare camperando. In questo torneo vi consiglio di giocare ad esempio un po' più pushato, visto che dopo solo 5 kill, ovvero un team e altre due persone, otterrete i punti. Invece la top 10 è un po' più difficile da ottenere, visto che dovete arrivare quando saranno 30 persone nella semifinale, se tutte le squadre sono rimaste in trio. Beh ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse stato così, mi raccomando, lasciate un bel like, condividete il video con i vostri amici e se sei nuovo, mi raccomando, iscriviti al canale. Se vuoi supportarmi, puoi sempre usare il codice giocatore KTM-Celeste005 nel negozio oggetti e quando acquisti qualcosa, mi raccomando, mandami la foto su Instagram che ti riposterò nelle mie storie. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye.